bel sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. È stata la piazzetta nei pressi della storica chiesa di San Leone a Cairano lo scenario del TG itinerante di Rai 3, una vetrina per le bellezze storiche, architettoniche ed ambientali del piccolo borgo altirpino ed un modo per far conoscere a tutta la regione Campania le fantastiche prelibatezze enogastronomiche locali. Ai nostri microfoni il collega della Rai Rino Genovese ed il sindaco di Cairano Luigi D'Angelis. Ho trovato un altro angolo di paradiso della nostra meravigliosa Irpinia. Io da Irpino ogni volta conosco sempre di più la mia provincia attraverso il TG itinerante e mi emoziono ogni volta di più. Cairano è il borgo dove si sta studiando il concetto della felicità, le relazioni felicitanti, il borgo della rupe che si affaccia sull'oasi naturale del WWF. Parliamo davvero di un incanto che è utile conoscere per conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra enogastronomia stupefacente. Oggi sentiremo cantare, suonare Sicar Minuccio, che ha 90 anni, è il decano dei suonatori di organo. Insomma, uno spettacolo senza fine. Che accoglienza ha avuto Rino Genovese e tutta la sua troupe? Un'accoglienza straordinaria. Cairano è uno dei borghi più piccoli della Campania, ha 350 abitanti, è una grande famiglia che si riunisce e che accoglie ogni visitatore, ogni turista, non solo nei momenti grandemente spettacolari come d'estate per il Cairano Sette Pirro o per Cairano Borgo Fiorito, ma in ogni momento dell'anno. Vieni qui e ti trovi a far parte della tua famiglia. Luigi D'Angelis, un orgoglio per la vostra comunità, una delle più piccole della regione Campania, ma una delle più organizzate e forti. Piccola, ma non diciamo che abbia dei limiti, anzi piccola per noi è una risorsa, oggi lo dimostriamo offrendo alla RAI, a questa bella opportunità che ci viene data, un luogo dove il ritmo del tempo non è quello della frenesia della vita quotidiana, ma quella legata al ritmo della tradizione contadina, quindi lentezza, osservare, gustare e non correre.